Ciao ingegnere, benvenuti in questo nuovo video. Vi sarà capitato di fare qualche stampa in 3D e di avere un risultato poco definito, magari con dei piccoli difetti o magari proprio di non riuscire a concludere la stampa? Beh, questo può dipendere dal file STL, da alcune piccole imperfezioni o magari da come è stato esportato. Per cui oggi andremo a vedere i 5 errori più comuni che possono capitare su un file STL e come correggerli. Ci siete? Andiamo! Molte persone si stanno approcciando alla stampa 3D e quindi è diventato sempre più comune creare ed esportare un file STL. Il file STL è il formato di file più comunemente diffuso per la stampa 3D. Il suo acronimo significa infatti Standard Tessellation Language o Questo. È un formato che descrive la geometria di un oggetto 3D senza applicare alcun colore, texture o altri attributi. Questo file, per ricreare l'oggetto in 3D, utilizza una serie di triangoli incastrati fra di loro. Maggiore è la quantità di triangoli e maggiore sarà la risoluzione. Questo incastro di vari triangoli è comunemente chiamata mesh, che non sono quelle... Molti di voi si staranno chiedendo, ma perché non utilizzare un classico file CAD? Beh, la risposta è molto semplice. I file CAD sono spesso salvati in formato proprietario e quindi difficilmente utilizzabili con tutti i software. I file STL sono invece un formato aperto e quindi leggibile dalla maggior parte dei software che poi si interfacciano con le stampanti. Prima ancora di andare a vedere quali sono i tipi di errori più comuni, capiamo però perché si presentano. Molti errori si verificano nella fase di esportazione dal file CAD al file STL. Questo processo converte la modellazione parametrica dell'oggetto in una rappresentazione superficiale chiamata appunto mesh. L'esportazione è forse la fase più delicata, proprio perché molti file CAD sono generati da software che non sono pensati per applicazioni di additive manufacturing. Oltre alla conversione, possono esserci anche delle piccole imprecisioni nel design originale e questo può portare a una poca definizione dei vari triangoli. Triangolo no, non l'avevo considerato. Fatte queste necessarie premesse, andiamo finalmente a vedere quali sono i 5 errori più comuni nei file STL. Abbiamo normali invertite, imprecisione dei bordi, problemi dei gusci, triangoli sovrapposti e bassa risoluzione. Il primo errore che andiamo a vedere sono le normali invertite. Innanzitutto, cos'è una normale? Le normali sono dei vettori che partono dai triangoli che compongono la mesh e puntano verso l'esterno dell'oggetto. Questo serve appunto alla stampante per capire qual è l'esterno dell'oggetto e qual è l'interno. In questo esempio è ben visibile come la normale del triangolo rosso punti verso l'interno invece che guardare verso l'esterno. Un triangolo con le normali invertite è comunemente chiamato triangolo capovolto. Un triangolo capovolto va a causare sicuramente un bordo impreciso. È possibile anche che un bordo di un triangolo non sia ben connesso o siano presenti dei triangoli mancanti. In questo caso si verifica il secondo errore di cui andiamo a parlare, ovvero l'imprecisione dei bordi. Fanno parte di questa famiglia di errori anche i bordi discontinui e i fori planari. Questo succede quando i triangoli non sono perfettamente connessi fra di loro, ma è un problema facilmente risolvibile andando a connettere correttamente i vari bordi dei triangoli. I fori planari sono invece dei triangoli che connessi fra di loro vanno a creare un buco. Questo succede quando dei triangoli o anche dei gusci sono mancanti. Il terzo errore più comunemente diffuso riguarda i gusci. No, non questo tipo di gusci. I gusci di cui stiamo parlando sono un agglomerato di triangoli che vanno a creare una parte del modello. La sovrapposizione di questi gusci, infatti, è un errore piuttosto diffuso e può creare problemi durante lo slicing. Questo perché la stampante andrebbe a sedimentare lo stesso materiale nella stessa posizione per due volte. Il quarto errore più comune lo troviamo con la sovrapposizione dei triangoli. Questo si verifica quando la distanza o l'angolatura tra due triangoli è minore del valore che abbiamo dato alla tolleranza. Questi triangoli portano ad una superficie a zigzag. Sicuramente è un errore meno cruciale degli altri per la stampabilità, ma sistemarlo potrebbe migliorare di gran lunga la qualità del tuo oggetto stampato. L'ultimo errore che andiamo a vedere è la bassa risoluzione con cui creiamo il nostro file STL. Se si esporta con una risoluzione troppo bassa, l'oggetto avrà dei triangoli molto visibili sulla superficie. Questo, la maggior parte delle volte, non è bellissimo da vedere, ma può essere utilizzato come effetto per creare degli oggetti low poly, cioè con un aspetto un po' digitale.
Aumentando invece la risoluzione del file STL si vanno a creare più triangoli sulla superficie e quindi l'oggetto verrà meglio definito. Questo però aumenta anche la dimensione del tuo file STL. Aumentare la risoluzione oltre un certo limite è comunque sconsigliato perché non porta alcun beneficio. I dettagli troppo piccoli infatti fanno molta fatica ad essere stampati. Con la tecnologia MJF noi in PolyD possiamo garantire una precisione di 0,2 mm. Bene, per oggi è tutto. Se questo video ti è stato utile e ti è piaciuto, ti invito a mettere un mi piace, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri video e le nostre attività. Ti invito anche a seguire i nostri canali social. Ciao a tutti e buona stampa 3D!